cosa recuperata la refurtiva. Pagamenti più veloci per le imprese. San Cataldo tutta leccese. Lecce e Cesena solo la vittoria. Buongiorno e ben ritrovati con TG News 24. Apriamo con la cronaca. 4 le operazioni illustrate questa mattina in conferenza stampa presso il comando provinciale dei carabinieri da parte delle compagnie di Casarano e Magli. È stata recuperata, tra gli altri, la refurtiva sottratta ieri all'interno di una chiesa a Magli. Per noi Miriam Cabellone. Rinvenuto contestualmente alla consumazione del furto, tutto il materiale trafugato all'interno della chiesa del Sacro Cuore a Maglie. Un respiro di sollievo per il parroco, che in segno di gratitudine ha chiesto che domani, al termine della messa domenicale, ci fosse una piccola cerimonia di riconsegna degli oggetti alla presenza dei carabinieri di Maglie in uniforme. Dopo la notizia del furto, considerando lo straordinario valore degli oggetti sacri rubati, pari a circa 15.000 euro, nonché della somma in contanti di 6.000 euro prelevata dalla cassaforte, i militari hanno avviato le indagini, focalizzando l'attenzione su alcuni soggetti che già in passato si erano resi responsabili di simili reati. Poi è giunta una segnalazione. Nei pressi di una casa disabitata sulla Maglie Gallipoli, il forte odore di ferro bruciato che proveniva dalla cassaforte asportata dai ladri con un flessibile e la luce accesa all'interno dell'abitazione rurale sono stati gli elementi clou che hanno portato i militari a rintracciare gli autori del furto. Si tratta di 3 uomini, tutti di Maglie e rispettivamente di 50, 27 e 21 anni, già noti per reati specifici, per i quali è scattata una denuncia in stato di libertà. L'ambiente parrocchiale, tra l'altro, era familiare ad uno dei 3, il più piccolo. In passato, infatti, è stato il chirichetto al fianco del sacerdote. Nella casa è stata rinvenuta tutta la refurtiva, compresa la cassaforte, nascosta dietro ad un muretto esterno, per evitare di essere scoperta da sguardi indiscreti. Quelli dei militari, però, fortunatamente l'hanno notata. Le indagini da parte dei carabinieri sono ancora in corso, perché si deve constatare l'eventuale coinvolgimento di un quarto soggetto. 2 arresti a Soleto, 1 a Racale e un altro a Copertino. Questo è il risultato delle operazioni condotte dai carabinieri delle compagnie di Casarano, Gallipoli e Maglie. Dietro le sbarre di Borgo San Nicola è finita una coppia di baresi, Giovanni Garzia di 20 anni con precedenti di polizia e Daniela De Merico di 28, in trasferta nella provincia di Lecce con l'intento di commettere un furto. E ci stavano per riuscire quando i rumori provenienti dall'interno di un'abitazione privata da loro presa di mira a Soleto ha stravolto i loro piani. Sono scappati via con un magro bottino, un pezzo di tapparella che poco prima avevano tentato di rompere per introdursi nella casa. Rinvenuto successivamente dai carabinieri all'interno della loro auto, un Alfa 147 utilizzata dai 2 per il viaggio nel Salento, oltre al rinvenimento di materiali da scasso. Una telefonata al 112 e sono partite le ricerche dei militari, che si sono subito insospettiti dalla presenza di un'automobile che non solo circolava in contromano ma aveva visibilmente la targa contraffatta. Poi i controlli e l'arresto. Da Soleto a Racale, dove c'è stato un altro arresto di un pregiudicato di 41 anni, Salvatore De Lorenzis, responsabile di aver detenuto, portato ed esploso alcuni colpi di pistola in luogo pubblico, danneggiando una vetrina di un autosalone e alcune vetture in esposizione. L'operazione è stata condotta dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Casarano. A conclusione di complesse indagini, sono riusciti ad identificare l'autore del reato consumato lo scorso 23 settembre a danno di un rivenditore di auto situato nella zona industriale Ottaviano. Un regolamento di conti in ambito commerciale, questo è il motivo del gesto. L'arrestato, infatti, tempo fa aveva acquistato dall'autosalone un'auto usata, una BMW Serie 3, che non corrispondeva però, secondo lui, alle prestazioni richieste e garantite dal venditore dell'auto. Da qui la rabbia del cliente De Lorenzis, che è stato rintracciato grazie alle riprese del sistema di videosorveglianza, è arrestato. Infine l'ultimo arresto ad opera di militari della tenenza di Copertino. Detenzione ai fini di spaccio, questa l'accusa nei confronti di un giovane ventenne del posto, Andrea Schito, fermato durante un normale controllo dopo essere stato pedinato e osservato accuratamente. A bordo della sua auto, un Alfa Romeo 156, sono stati rinvenuti 6,5 grammi di cocaina e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Tutto sequestrato, per lui sono scattate le manette, mentre per gli altri 2 giovani a bordo dell'auto una denuncia in stato di libertà per il medesimo reato. Cambiamo argomento. In Italia si fa strada la direttiva europea che, tra le altre, porta la firma dell'onorevole Raffaele Baldassarre, che obbliga le pubbliche amministrazioni e i privati ad onorare i propri debiti rispettivamente entro 30 e 60 giorni. Arriva dall'Europa un provvedimento di legge ad hoc in tempi di crisi in cui alle realtà imprenditoriali spesso mancano ossigeno e disponibilità finanziarie. Il Parlamento ha approvato il dettato europeo che contiene misure per le piccole e medie imprese. La prima misura è rappresentata dallo Statuto delle imprese, in cui si legge una regolamentazione dei tempi di pagamento allineata con la tempistica richiesta dall'Unione. 30 giorni per la pubblica amministrazione e 60 per i privati. Sanzione pari al 50% del debito per i ritardatari.
Sequi fino a qualche tempo fa, quindi la celerità nel recupero delle spettanze appariva una chimera, oggi con il recepimento di un'apposita direttiva europea alla cui realizzazione l'onorevole Baldassarre ha collaborato, la soluzione di questo grave problema è a portata di mano. L'approvazione del testo è un fatto di grande importanza, afferma l'onorevole, che contribuisce a dare nuova forma al tessuto economico e imprenditoriale italiano. Maglia nera va detto soprattutto all'Italia, che è uno dei paesi dell'Unione che più si attarda nei pagamenti, lasciando fatture inevase per oltre 120-150 giorni. La vera svolta, conclude Baldassarre, del percorso di sviluppo in via di approvazione da parte del Parlamento italiano. Di politica agricola comune e delle prospettive di sviluppo nel territorio abbiamo parlato con Paolo De Castro, Presidente Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo. Secondo lei, come la politica agricola comune può aiutare lo sviluppo rurale del territorio pugliese? Ma innanzitutto dobbiamo tener conto che questa politica offre una straordinaria occasione per riuscire a venire incontro ai problemi reali delle imprese. La proposta che ci è stata presentata dal commissario non ci piace e stiamo lavorando come Parlamento europeo a correggerla, perché tenga conto degli interessi delle imprese, che hanno bisogno di essere più forti e più competitive nei mercati. Siamo in un momento di instabilità, un momento di difficoltà, di prezzi volatili. Non possiamo permetterci che la PAC del futuro, oltre a garantire le risorse, che noi non vogliamo cedere di un passo sul mantenimento delle risorse attuali, dovrebbe fornire strumenti innovativi per consentire agli agricoltori di vivere in un'epoca di maggiore incertezza sui mercati, perché abbiamo bisogno di dare loro tutte le armi per vivere in un'epoca difficile. La tipicità e la genuinità dei nostri prodotti agroalimentari sono al sicuro nel mercato europeo? Riusciamo a difenderne l'identità? Ma sicuramente riusciamo a difendere l'identità e abbiamo le norme sui prodotti a denominazione d'origine che ci tutelano. Norme che tra l'altro il Parlamento europeo sta rafforzando nel pacchetto qualità che è di recente prossima approvazione. Ma naturalmente dobbiamo ricordare ai nostri amici agricoltori che la qualità è una condizione necessaria ma non sufficiente. Non è con un adotto che risolviamo tutti i nostri problemi. Dobbiamo mettere accanto alle produzioni di qualità, dobbiamo mettere anche robuste capacità organizzative, commerciali, perché quella qualità si trasforma in reddito di imprese. Non dobbiamo fare cultura, dobbiamo fare reddito dei nostri agricoltori, e per fare reddito occorrono qualità ma anche capacità organizzativa e commerciale. Il Partito Democratico Cittadino ha presentato presso la sua sede a Lecce una proposta di legge che punta a far diventare la Marina di San Cataldo per intero territorio di Lecce. Paolo Panico. La città di Lecce amministra un pezzo assai consistente del litorale salentino e sono tante le marine che rientrano nella potestà del capoluogo. Ed è fuori discussione che, vuoi per una tradizione storica, vuoi per semplice affezione, San Cataldo è la marina dei leccesi per eccellenza. Da questa semplice constatazione nasce la proposta di legge presentata questa mattina in una conferenza stampa convocata dal Partito Democratico Leccese, che intende affidare al Comune di Lecce la potestà amministrativa su tutta la Marina di San Cataldo attraverso una modifica dei confini che consenta un governo unitario. Lo che però dovrà essere dato in primis dalla Regione Puglia, come spiegano anche gli onorevoli Antonio Maniglio e Antonio Rotuso. I cittadini di Lecce chiedono di avere servizi omogenei, mi pare una richiesta assolutamente utile, perché può consentire anche di sviluppare meglio quel territorio. È una procedura abbastanza semplice che noi abbiamo utilizzato per Casalabate, quindi in poche settimane, se c'è la volontà politica da parte dell'amministrazione comunale di Lecce e magari il concorso anche del Comune di Vernole, la questione può essere risolta. Intanto unificare nel solo Comune di Lecce la programmazione urbanistica e la progettazione dello sviluppo, diciamo, io la considero una premessa fondamentale, perché diciamo, la Marina divisa in due francamente diciamo, crea non pochi problemi. Io ritengo che questo debba essere un processo condiviso dalle forze politiche. E io auspico che accanto alla firma di Antonio ci siano anche le firme dei consiglieri regionali del centrodestra e del centrosinistra, anche perché la decisione poi di unificare San Cataldo tutta Leccese dovrà passare comunque attraverso il vaglio del referendum popolare, quindi saranno i cittadini di Lecce e i cittadini di Vernole poi alla fine a sancire col loro voto se sono d'accordo o meno.
Oggi 5 novembre, giornata mondiale sulla sicurezza stradale. Il comune di Lecce ha dato il via a un progetto di sensibilizzazione che vede coinvolti i ragazzi delle 6 scuole medie leccesi. Da questa mattina i vigili urbani sono nelle aule per educare gli alunni a un corretto comportamento su strada, per difendere la vita propria e quella degli altri. Ed ora la pubblicità, a dopo con lo sport. Ladies and gentlemen, Victor 1966. 45th anniversary. Victor 1966. Evoluzione continua. Ho sempre sognato un mondo più pulito. Lo sogno anche per il futuro di mio figlio. L'albero d'oro Beghelli, fonte del tuo risparmio. Migliorare la qualità della vita è un obiettivo che richiede una continua ricerca tecnologica. Crivalex Energy, un forte equilibrio tra innovazione e tradizione attraverso un nuovo modo di pensare l'energia. Scegli il sole, ora tocca a te. Crivalex Energy, www.crivalexenergy.it. Per i giallorossi di Francesco, domani contro il Cesena, l'unico risultato possibile ai fini della classifica è la vittoria. Indisponibile Mesbah, al suo posto Tomovic. Per noi Luigi Taurino. Dopo che la proprietà ha ribadito ancora una volta di essersi fatta da parte definitivamente, nel pomeriggio di ieri i giallorossi alle 14 sono saliti sul treno 98-30 Freccia Bianca Lecce Milano. Giunti a Rimini alle 21, di lì sono ripartiti alla volta di Cesena, dove sono arrivati meno di un'ora dopo. Quella di domenica contro i Romagnoli sarà una partita decisiva, nella quale, ai fini del proseguo del campionato, conta solo portare a casa i 3 punti. Il difensore Nenad Tomovic. Me personalmente lui è un grande allenatore, che fino adesso ha fatto tutto bene, però mancano risultati. Sicuramente anche a parte la colpa un po' nostra, non un po', sicuramente un po' di più. E adesso serve una grandissima prestazione e secondo me adesso serve un risultato positivo. Io dico sempre che noi non siamo una squadra morta, si vede anche in campo che creavamo tanto, però non riusciamo a fare gol e soprattutto non riusciamo a fare risultato. Fino adesso si parlava sempre che difesa è, diciamo, scarsa, che prendiamo tanti gol, però facciamo tanti errori individuali, però secondo me se, diciamo, un attaccante sbaglia sotto la porta da 2 metri, secondo me anche questo è un errore individuale. E su questo si parlava un po' di meno, però noi dobbiamo essere tutti uniti e dobbiamo stare un po' squadra, diciamo. Mesbah non ce l'ha fatta, quindi mister Di Francesco dovrà fare a meno dell'esterno algerino. Questa mattina si svolgerà il consueto allenamento di rifinitura che chiarirà le idee al tecnico, ma alla luce delle defezioni il Lecce dovrebbe scendere in campo con Benassi tra i pali, difesa a 4 composta da Oddo, Carrozzieri, Esposito e Tomovic, linea mediana con Cuadrado, Strasser e Giacomazzi, Grossmüller a sostegno delle punte Pasquato e Muriel. Allo stadio Manuzzi fischierà Valeri di Roma, calcio d'inizio alle ore 15. Il nostro telegiornale termina qui, grazie per essere stati con noi, vi auguriamo un buon fine settimana.